Ormai lo conoscete meglio di me questo posto. Vabbè, lei sapete cos'è, perché l'avete già vista. Per chi non lo sapesse, Formula 1, Minardi. Guardate chi c'è pure. Ciao Caste, oh. Vai, prego. Il bello è che c'è Caste ma non c'è Frasso, ma non ci importa. Questa ormai la conoscete, anche lei, Formula 4 di Frasso, marchiata L'Eurosim Team. Ormai lo sapete che quest'anno il mio pilotino Frasso incomincerà a correre in macchina, in Formula 4, ma non userà più lei, perché la nuova è lei. Intanto ha già il logo L'Eurosim Team, la cosa più importante. Prima del motore che lo stanno ancora montando, vero Bruno? Sì. Com'è, bella? È molto bella, molto più bella di quella. Aia, parole forti. Poi adesso è così spoglia. Pensate quando ci sarà tutta la livrea fatta bene. Che attore che sei, Caste. Comunque questa è la nuova Formula 4, appena arrivata a Tatus e la stanno montando. Volante già qua, manca tutto il muso, cambio differenziale sono qui, che poi verranno montati dal buon Bruno là. Fammi vedere il volante, Caste. Quick release, tiriamo, ed eccolo qua. Addo shift al volante che gira con il volante e poi tutti i tastini che poi vi spiegherò. Immortaliamo il momento che c'è Albano. Albano, finita il cambio. Là. È come quando vai in edicola che ti compri il modellino e poi te lo monti in tutte le varie puntate, vedete tutti i pezzi da montare. Cioè, bellissimo. E a differenza della vecchia Formula 4 ha anche l'alo, che è quella. Non aveva. Guardate che bello, tutto nuovo, nuovo, nuovo. Tutto nuovo di pacca. Guardate che belle anche le pance. Guardate che belle. Bel lavoro. Il bello è che c'è tutto tranne il pilota, perché Frasso è a scuola. Quindi, Caste, sei tu il pilota. Non gli conviene. Internamente è così, tutti i comandi qui e lì, e i pedali sono lì. Questo è il musetto, specchietti, crash box, scarico, ala anteriore, freni anteriori, un Caste posteriore e tante viti, bulloni, rondelle. Diciamo che è un Lego un po' più costoso rispetto a quello normale. Quindi dall'officina che è così alla pista che è così. Ciao. Ed eccolo qui, l'abbiamo trovato, il pilotino Frasso. Pronto per la nuova stagione, pronto per la nuova Formula 4, primo test a Imola su un circuito che non ha mai provato, tranne ieri che ho fatto i primi due giri ma me li sono persi. Com'è? Sì. Bella, molto bella. Cambia, eh? Molto, moltissimo. Adesso il collo? No. Ancora no. Stasera vedremo. Prima differenza, alo, ti dà fastidio? Per ora no. Volante, come abbiamo già visto, adesso lo spiega bene il buon Frasso. Allora, questo è il nuovo volante. Hanno cambiato con la nuova F4 tutti i vari tasti, questo per mettere il pit limiter, questo per attivare le luci dietro per la pioggia, questo per la retromarcia, per partire, per cambiare pagina del dash, questo per mettere la prima e metterla in folle, questo la radio, questo, e questo per segnalare vari errori, vari punti della vista. E il paddle shift per cambiare marcia, destra, aumenti, sinistra, diminuisci. Bravo. E questo è il sedile fatto su misura per contenere il piccolo Frasso. E poi come sempre c'è il Gabriele Tredozzi, l'ingegnere. Buongiorno. Devi spiegare di tagliare il soccorso. Adesso vi spiego perché credo veramente in questo progetto di Frasso e soprattutto del padre Albano. Perché diciamo che si stanno buttando in un cambiato di altissimo, altissimo livello con un rimorchio, la macchina fatta a casa, tra virgolette, perché si stanno impegnando proprio tutti per dare il massimo e competere contro dei colossi, sì. Team che conosco da tantissimo tempo come Jenser, Antonelli, Prema, team allucinanti di altissimo livello, quindi non sarà assolutamente facile, però le sfide piacciono. Vediamo come si comporta, un po' di onboard.